Cari amici di Radio City, oggi ci troviamo negli studi di Mondo Musica Recording per la masterclass di Mario Guarini, apprezzatissimo session man italiano e bassista dal notevole background che lo ha portato a incidere il suo primo album da solista, Now Is My Turn, la cui release è prevista entro la fine dell'anno e che vede anche la collaborazione di autentiche leggende della storia della musica rock come Vinnie Colaiuta, Simon Phillips, Mike Stern e Michael Landau. L'evento, ricordiamo, è stato organizzato dall'associazione Controvento diretta da Davide Agostino. Come diventare un musicista migliore? Ce lo dice Mario Guarini. Sì, meglio con l'aiuto e Phillips. Thank you.
per la grande disponibilità. Innanzitutto partiamo proprio da questa masterclass con una domanda che rivolgo un po' a tutti gli artisti che incontro in eventi simili, proprio perché credo sia interessante conoscere il punto di vista di ognuno sull'attività didattica. Ecco, che valore ha l'insegnamento nella tua vita di musicista? Qual è il tuo approccio? Allora, innanzitutto ti ringrazio per l'opportunità, è un piacere essere qui con voi. E per me l'insegnamento è stata sempre una cosa importantissima, mi ha seguito tutta la vita, nel senso che io vengo da una città di provincia, vengo da Ascoli Piceno, e quindi ho verificato sul campo in prima persona quanto con un bravo insegnante, quindi con un insegnamento adeguato, una persona riesca a progredire molto velocemente e a imparare le cose giuste direttamente, perché io venivo dalla provincia e non c'erano insegnanti di basso specifici, quindi studiacchiavo un po' da solo, un po' con i consigli degli amici, da autodidatta come si dice, però in realtà poi musicista professionista lo sono diventato nel momento in cui mi sono trasferito a Roma e ho iniziato il confronto con i grandi didatti come Morricone, come Gullotto, e da lì ho imparato tantissimo. E quindi contemporaneamente dico sempre che un bravo insegnante deve essere stato anche un bravo allievo. Sono stato un allievo entusiasta e ho avuto sempre grossa passione, insomma, per lo studio, per vedere i seminari, per tutte le cose. È stato un piacere poi piano piano, insomma, in molte delle scuole dove ho studiato sono rientrato come insegnante piano piano, tra le altre cose recente ho fatto il seminario, proprio recentemente l'ho fatto al CPM di Milano, che è una scuola storica, insomma, di quando ero ragazzo io, che chiaramente non ho potuto frequentare perché di Roma, è stato bello perché mi hanno dato il diploma honoris causa perché ho fatto il seminario lì, quindi è stata una bellissima soddisfazione. Quindi ti dicevo, per me è stato fondamentale e quindi è una cosa che pratico da sempre, da quando quasi agli inizi, e che è stato fondamentale anche per il mio percorso da musicista, perché mi ha permesso di andare di fino su alcuni concetti base e continuare a rivederli, a rifocalizzarli, a rimetterli, a cercare di sviscerarli il più possibile per comunicarli agli altri volta a volta, ma chiaramente migliorandolo sempre di più per me. Quindi alcuni concetti di base di cui parleremo oggi anche ai seminari sono riuscito a trovare una formula adeguata, ma anche perché c'è stata una ricerca personale, non solo perché era rivolta con lo scopo di comunicarlo agli allievi, cercavo io sempre meglio di capire questi concetti base. Quindi per me insegnare è stata assolutamente importante anche per la mia crescita personale come musicista. Sei uno dei più noti session man italiani, prevalentemente al servizio di mostri sacri della musica leggera italiana, da Gino Paoli a Bersani a Claudio Baglioni. E infatti sei reduce dalla tournée Capitani Coraggiosi con Claudio Baglioni e Gianni Morandi. Ecco, che esperienza è stata questa? Beh, allora, rispondendo alla prima domanda, nel senso sì, io nel senso ho accompagnato molti cantanti perché a me piace il ruolo del basso, quindi il ruolo del bassista alla fine deve accompagnare qualcosa, deve accompagnare un solista, deve accompagnare un cantante, quindi diciamo nella fine non solo il mio lavoro è andato verso quella direzione, ma comunque ho un'attitudine anche personale, anche alla forma canzone, ho un grande rispetto per il cantautore italiano e quindi l'ho sempre fatto con enorme passione. Questa tournée chiaramente in particolare è stata veramente emozionante, importante non solo per i numeri, insomma, che porta in sé, per le 50 date, per l'afflusso di persone enorme che è arrivato, abbiamo fatto addirittura 5 volte il Filaforum d'Assago, 10 volte, che uno lo dimentica, alla fine abbiamo fatto 10 volte il Foro Italico a Roma, insomma, che c'è stato un afflusso di persone enormi. Ma è stato anche bello perché è stato contemporaneamente accompagnare due mostri sacri della musica italiana. Con Claudio il rapporto è ormai decennale, quindi era un'esperienza consolidata. Ma Gianni chiaramente è stata una piacevole scoperta di un altro grande professionista, un altro grande musicista con cui
è stato un piacere confrontarsi. Averli poi tutte e due, quindi in una condizione anche innaturale, se vuoi, con due leader sul palco che quindi giocavano, si scontravano, è stato veramente una caratteristica, una cosa credo in un certo qual modo irripetibile o comunque vicina ai grossi duetti della storia come Dalla Morandi e tanti altri duetti che hanno fatto la storia, insomma. Quindi uno spettacolo bello e che loro hanno vissuto non come veramente come una sfida, e quindi credo che questo abbia positivamente il risultato, che era vero, era sentito, c'era anche un po' di gioco fra loro due, proprio di stimolarsi uno con l'altro, e questo la gente l'ha percepito. Al di là delle collaborazioni con appunto questi mostri sacri della musica italiana, comunque ti sei cimentato in svariati generi nella tua carriera. Tu che bassista ti definiresti? Allora, ti ripeto, il genere non cambia, non è importante, l'importante è che tu stai facendo bene il tuo ruolo, il che vuol dire è dare di più, perché stai suonando in un contesto strumentale, quindi dove alla fine il tuo apporto deve essere anche propositivo, o dare di meno se stai accompagnando una ballad, una canzone di Gino Paoli. Quindi alla fine io mi ritengo un bassista che cerca di fare bene il suo lavoro, il meglio possibile. Il contesto poi cambia di volta a volta ed è sempre un piacere confrontarsi, quindi il più possibile nei limiti del mercato italiano, perché chiaramente siamo in Italia, insomma, e molti generi di musica hanno hanno un pubblico meno vasto e quindi chiaramente anche meno opportunità di essere praticati e suonati dal vivo. Però finché è possibile, io dico sempre che non è importante il genere che suono, è i musicisti con cui lo suono che è fondamentale. Potrei suonare un genere assurdo, pure etnico, bulgaro, ma se i musicisti fossero, anzi tra altre cose l'ho fatto, perché per anni ho suonato con un musicista gitano, insomma, che era una musica completamente lontana dalla mia, ma lui era un virtuoso del flauto di Pan ed era divertentissimo suonare con lui, quindi alla fine non è il genere, è le persone con cui lo fai e quindi questo ti stimola a farlo bene. Quindi nella tua attività di turnista pensi di riuscire a esprimerti liberamente o ti senti un po' limitato? Guarda, questa è una domanda che mi fanno spesso, nel senso che il chi la fa però secondo me già presuppone che non è ben disposto verso fare quel tipo di mestiere lì, nel senso che immagina un musicista classico che rifà il preludio di Bach, lo rifà perfettamente uguale, anzi c'è una tradizione di interpretazione di quel pezzo che magari esiste da 100 anni, eppure lo fa col massimo dell'impegno, cercando, e voglio dire, esistono decine di registrazioni con interpretazioni diverse di velocità, di dinamica, di suono, di piglio. Quindi alla fine un musicista che ama suonare la musica pop, la musica leggera in generale, chiaramente non gli pesa suonare sempre le stesse cose o comunque avere a volte poco spazio per la creatività, perché la creatività la mette in altre cose, la mette nel proprio portamento, nel fatto del suono che propone. Cioè alla fine la personalità, secondo me, basta anche una nota, assolutamente, ed è il motivo per cui alla fine noi tutti possiamo suonare un pezzo di Peter Gabriel, ma quello che tecnicamente, o riproducendo le stesse note, ma quello che ha reso unico e ripetibile non è né nella tecnica né la quantità di variazioni, ma era il timbro, la personalità di Tony Levin, che ha reso l'ascolto di quei dischi a tutt'oggi una cosa ineguagliabile. Perché? Perché c'era personalità, e che non per forza si trasmette nella variazione. Anzi, spesso la personalità, quella più forte, è quella che riesce a far sentire se stesso anche con la stessa nota suonata da tutti. Dato che hai citato Tony Levin e Peter Gabriel, Tony Levin praticamente possiamo dire sia uno che ha esplorato le possibilità, l'aspetto più percussivo del basso. Ecco. Comunque ha cercato un timbro personale, questo sicuramente. Una curiosità, tu cosa pensi del Chapman Stick? Allora,
Io da questo punto di vista sono un po' tradizionalista, nel senso, però questo è il mio gusto personale, nel senso che visto che il nostro strumento ha così tante possibilità, proprio lo strumento è una forma più tradizionale, e voglio dire, Victor Wooten ha un po' rappresentato questa cosa negli anni 2000, cioè ha preso un normale quattro corde alla fine ed è riuscito a trovare un modo di porlo, di portarlo a di esprimersi, insomma, che non esisteva prima, o comunque ha trovato una forma molto personale. Quindi io lo considero uno strumento diverso, quindi non lo collego al basso unicamente perché spesso viene utilizzato per quel ruolo. È un altro mondo e quindi una cosa che mi può affascinare come mi può affascinare un altro strumento, però non mi tocca la sensibilità come un bassista che suona il basso e fa una cosa diversa. Nel caso specifico Tony Levin, che suona con le bacchette o che cerca un tipo di suono particolare sopra il basso perché mette il pannolino, come vuole la leggenda, sotto le corde, mi affascina molto di più che lo stick o che magari un basso a sette corde o chissà quale altra diavoleria. Insomma, preferisco chi riesce a colpirmi con lo stesso strumento che ho io. Il modo migliore per rappresentare un musicista, poi lo disegnerò malissimo, ma non fateci caso, è la figura che meglio rappresenta il musicista, è l'iceberg. Ok, l'iceberg, come conoscete benissimo voi, ha una parte emersa, che è quella visibile a tutti, e una parte sommersa, che tutti sappiamo è molto più grande di quella emersa. Allora, quando voi mi sentite suonare me o sentite suonare Marcus Miller o il vostro musicista preferito rispetto a qualsiasi strumento, state ascoltando questa parte qui, la parte che tutti possono sentire, cioè la parte che nel caso della musica non si vede ma si sente, la parte emersa. Ma la parte emersa è bella e vi piace proprio perché è sostenuta ed è resa importante, quindi esce più fuori dall'acqua grazie a tutto quello che c'è sotto. Allora, noi dobbiamo lavorare sul sotto. Più il sotto migliora e più la parte emersa, qualsiasi cosa suoneremo, anche se suoniamo le cover band della nostra cosa, della nostra band, sentiranno meglio, ci avranno un impatto maggiore. Allora, come si aumenta questa parte sotto? Ogni musicista si poggia su due colonne fondamentali, una è il live e una è lo studio. Ok? Allora, la prima cosa importante è suonare a tempo, già quello è il primo obiettivo, cioè nel senso, ti faccio un esempio, suonare avanti e indietro è come se fosse un dialetto, una pronuncia, è come se tu ti poni il problema ad avere l'accento newyorkese nel frattempo che tu stai studiando The Cat is on the Table, dici però non sto proprio pronunciando nella maniera del New Jersey, ma che te frega, cioè, comincia ad avere l'obiettivo di parlare fluentemente, dopodiché ti poni il problema di essere credibile nell'accento. Allora, quella è una sfumatura che è raggiungibile da chi va perfettamente a tempo, vanno tutti a tempo, decidono scientemente di suonare con un feeling diverso, o nemmeno tanto scientemente, cioè nel senso in maniera naturale approcciano il pezzo in un modo e tutti gli altri musicisti si adattano perché quello è il modo migliore. Quindi stai suonando funky, spingi un pochettino avanti, ma non è che sta scritto sui libri, cominci a farlo e gli altri musicisti si assestano. Quindi l'obiettivo, l'unica cosa vera da studiare è di andare a tempo. Una volta che tu sai andare a tempo perfettamente, vedrai che ti è facile fare anche la sfumatura. Una volta che parli benissimo l'inglese, se vuoi curare l'accento e dargli più una cadenza inglese rispetto all'americana, vai di fino, ok? Se invece l'altra cosa che tu mi dicevi, io vado a suonare con il mio bassista e suona indietro, alla fine, come vi dicevo prima, nel live bisogna dimenticarsi tutto quello che era le regole, lo studio, l'obiettivo è suonare bene, cioè fare arrivare agli altri, perché poi la cosa importante è come arriva agli altri. È un problema tuo del fatto che tu dici, ma il bassista non sta suonando come disco. Ok, io sono uno spettatore, voglio sentire basso e batteria suonare insieme. Mo, se vi siete d'accordo, se tu ti adatti a lui, se lui è sordo, se lui ha sentito un'altra versione, a me non mi importa. Quello che mi importa è che voglio sentire basso e batteria e suonano bene insieme. Quindi la risposta è questa. Se tu c'hai il bassista che suona indietro di suo sempre, è così, ti devi adattare tu, perché quello è il bassista tuo. L'esempio che avete fatto prima, che è pratica diffusa, diciamo, quella di apprendere al momento, però poi finito lì il momento, finita la sala prova, tutto dimenticato, tutto resettato. Ok, ma tu parli di stacchi o parli in generale di appuntamenti, di cose prese? Esatto, okay. Esatto. Però...
il cosiddetto, che lo chiamo io quando suoniamo, il salva con nome. Cioè, ok, salva con nome, perfetto. Allora, per, cioè, per esempio, vedi... sarebbe importante come forma mentis, come formazione. Assolutamente, è indispensabile. Ecco, no, no. Come riuscire ad ovviare e quindi a migliorare su questo aspetto? Ok, è una domanda legittima. Chiaramente il avere un pochettino di dimestichezza con il linguaggio ritmico aiuta a scriversi uno stacco, perché non significa scriverlo con le note, ma anche solo se tu ti scrivi un pa sulla parte, ok, ti ricordi che il finale è stato fatto così, diventa un appunto, un promemoria, ok? È chiaro che poi più tu pratichi queste cose, più poi è più facile anche memorizzarle, no? Quindi il segreto è alla fine studiare altro, poi tutto diventa più facile nella pratica. L'altro segreto è imparare sempre le variazioni musicalmente, cioè il motivo per cui una persona lì per lì suona lo stacco e poi va a casa e lo scorda è perché non l'ha memorizzato musicalmente. Musicalmente significa come se cantassi il pezzo. Allora, se voi avete deciso che a un certo momento c'è il pezzo, ok, avete deciso quel do va in levare. Se io non sto manco a sentirti, lo faccio meccanicamente in quel punto perché mi guardi, lo faccio così, ma sto pensando ad altro, quella cosa è come se non si fermasse nel cervello, no? È passata. Se io invece cerco di canticchiarmelo, come se fosse una melodia, ok? Sto canticchiandomi, cioè sto partecipando musicalmente. Quella cosa rimane collegata nella mia memoria come se fosse una cosa musicale, come se fosse il riff. Perché questo te lo ricordi? Perché tu lo canticchi, ti metti lì e fai, non impari a dita a 3-4, canti una melodia, cioè canti un pezzo di musica. Allora, tutte le variazioni che fai col gruppo o tutte le cose che aggiungi devi fare in modo che le hai memorizzate e giustificate musicalmente nel tuo suonare, e allora vedrai che riescono a rimanere più fissate. E poi se invece sono molto complicate o difficili da ricordare, scriversi una cosetta sulla scaletta con scritto stacco, ricordati, freccetta, assolutamente può aiutare. Parliamo un po' del Mario Guarini Project, dell'album Now Is My Turn, titolo quasi emblematico, possiamo dire. Beh, l'idea è proprio quella, cioè nel senso, tra altre cose, la cosa carina, questo sarebbe il mio disco, insomma, il mio primo disco solista, poi se vuoi, quindi, esatto, però ora tocca a me, è carino perché è il titolo del pezzo che apre l'album, che poi tra altre cose apre anche il seminario, apre parecchie cose, perché in realtà ha aperto anche proprio questa possibilità di fare il disco, nel senso io sono sempre stato dell'idea che se devi fare un disco di solista di basso, il basso deve essere protagonista, cioè non deve essere, e quindi però è difficile perché non è la chitarra, quindi il ruolo del riuscire a contemporaneamente rispettare il proprio ruolo, quindi suonare il basso ed essere solista nella contemporaneità è molto difficile, bisogna trovare un approccio credibile, altrimenti rischi o di suonare il basso tradizionale e sopra sovrapporre una cosa solistica. A me non è mai piaciuto quello, cioè secondo me la più grande pezzo di basso secondo me è pezzo di Giacomo Pastorius, che è Continuum, no? E questo secondo me un po' deve essere il riferimento un po' di tutti, c'è tutto, c'è il groove, c'è la melodia, c'è il basso comunque, ed è comunque un bassista che la sta suonando questa cosa, non è una sovrapposizione irriproducibile. Quello era un po' il mio obiettivo, ma da lì a poi trovare una formula è difficile. Allora praticamente alla fine giocherellando in un soundcheck alla fine ho trovato insomma quello che poi è diventato questo pezzo che si intitola Now Is My Turn, e che mi ha dato un po' lo stimolo per dire ok, proviamoci adesso, forse ho trovato una formula mia e vediamo se riesco a portarla a compimento. Da lì sono passati 5 anni, quindi alla fine il parto è stato molto lungo perché con l'occasione chiaramente c'erano gli impegni, però a quel punto ho approfittato di quell'occasione, quindi dell'occasione di fare il tuo disco, che è un'occasione anche, voglio dire, più unica che rara, per suonare con musicisti che ho sempre stimato, quindi diciamo contemporaneamente a esprimermi per il disco ho aperto anche un'altra
un'altra possibilità, cioè quella di suonare con dei grandi della storia della musica. Nel caso specifico la batteria, c'è Vinnie Colaiuta in molti pezzi, c'è Michael Landau, c'è Mike Stern, insomma tutta una serie di Simon Phillips, tutta una serie di grandi musicisti che io ho sempre stimato. In realtà però l'obiettivo è stato, e per questo il disco si è prolungato per così tanti anni, volevo non fare come al solito, cioè di farsi mandare i file a distanza, ma suonare insieme, cioè prendere l'occasione per avere il contatto da vicino, a un metro, con i grandi veramente della storia della musica. E chiaramente ho imparato tantissimo, il disco chiaramente ha preso dei tempi biblici, ma io contemporaneamente sono cresciuto molto come musicista, anche proprio ho apprezzato ancora di più il valore di questi grandi della storia, non solo per la resa musicale, che è di livello assolutamente eccezionale, anzi molto meglio di quello che ci immaginiamo, cioè il tempo di reattività, la velocità con cui hanno registrato è straordinaria, ma anche l'umiltà, l'approccio propositivo e positivo nei confronti di suonare la tua musica ti fa capire il motivo per cui quello è un gradino superiore, quelli sono i giganti di ogni strumento, nel caso specifico di Landau o di Colaiuta. E quindi è stato molto bello per me contemporaneamente, quindi il disco magari ci metterà anche 10 anni, non fa niente, io spero che uscirà per la fine dell'anno, però in ogni caso è stato un cammino bellissimo, insomma. Ecco, dato che abbiamo citato questi mostri sacri, come è nata questa collaborazione proprio con gli artisti stranieri, Mike Stern, Simon Phillips, Colaiuta? Beh, guarda, è che fanno comunque parte del trascorso della vita di tutti, cioè chiunque sogna di avere Colaiuta in un pezzo. Quindi alla fine la mia è stata solo costanza e dedizione per raggiungere questo obiettivo, unito il fatto, insomma, che io vado spesso a Los Angeles, che è una città che conosco molto bene, che mi piace, insomma, frequentare, e quindi piano piano ho preso dei contatti. Però poi alla fine, ecco, ti ripeto, non ho avuto un'idea molto originale, nel senso che tutti quanti desidererebbero avere al proprio fianco, non a caso Sting lo chiama, o Herbie Hancock lo chiamano, perché veramente questi capisci quando hai a che fare con i fuori classe, e va come per il calcio, che alla fine questi portano sempre qualcosa in più, un valore aggiunto, c'hanno sempre quel guizzo da fuori classe. E quindi ti ripeto, ci ho avuto chiaramente l'occasione del disco per poter condividere con loro, insomma, un piccolo tragitto insieme. So che sei stato al NEMS Show recentemente, che esperienza è stata? Io penso che per un musicista è un'esperienza che va assolutamente fatta, prima di tutto perché c'è una concentrazione di talenti dentro uno stesso posto, che è una cosa che non succede in nessun'altra parte del mondo. Poi io sono stato anche a Francoforte, in tante altre fiere, però quella è l'America, no? Quindi per chi c'è stato sa che vuol dire, tutto un altro ritmo, tutto un altro livello. E il NAM è un'esperienza straordinaria, sei stordito, perché sei stordito oltre dal rumore dalle persone che sono contemporaneamente, ma sei stordito dalla quantità di persone a cui sei legato proprio a livello affettivo, anche storico proprio, che continuamente arrivano, per cui cioè, il classico è che incontri Stevie Wonder, il classico è che io mi sono trovato in ascensore con Steve Vai, o il classico è che nella fila del bagno c'era Bernard Pardi dietro di me. Questo è per dirti chiaramente il lato goliardico, ma il lato pratico è che senti da vicino, a un metro, i giganti della storia della musica, oltre poi tutta una serie di grandi nuovi talenti che stanno uscendo, che chiaramente si conoscono per YouTube, no? O per altri canali, non hai mai visto dal vivo, e che finalmente invece verifichi con mano il loro spessore. Te ne dico uno che è comunque caratteristico per chi non lo conosce, è questo giovanissimo bassista figlio d'arte che si chiama Mono Neon. Questo è il suo modo che si fa chiamare, che è un personaggio molto famoso su YouTube, perché oltre a suonare benissimo e si maschera, è un tipo, diciamo, sopra le righe, quindi suona con una maschera da hockey, fa questi video, insomma, che su YouTube sono diventati molto popolari. Sì, è proprio che tu lo vedi e rimani colpito anche dal lato estetico, insomma, un po' forte, ma contemporaneamente veicolando una maniera di suonare molto originale e da bassista veramente bravo. Ed è stato un piacere poterlo riuscire a vedere a suonare da un metro,
che su YouTube non gli rende assolutamente merito, come per tutti gli altri musicisti, e senti da a un metro l'impatto di questo nuovo grosso talento di cui sentiremo sicuramente parlare. Quindi da un lato chiaramente sei schiacciato da tutta questa, voglio dire, dalla storia della musica che c'è lì, dall'altro è stimolante, insomma. Il mio orgoglio chiaramente è stato di essere lì con la Mark Bass, insomma, che tra le altre cose festeggiava 15 anni, quindi con un doppio orgoglio, perché Mark Bass è una ditta italiana, insomma, per chi non lo sapesse, di Pescara, che negli anni è diventata un riferimento mondiale del basso elettrico, se non forse la ditta più importante che c'è, e in America, quindi in un contesto dove c'è il monopolio delle ditte più famose, che sono Ampeg, che sono Fender, dei grossi marchi che hanno fatto la storia. Finalmente è un piacere vedere un marchio italiano che attira un rispetto enorme, e quindi noi stavamo nello stand della Mark Bass e venivano tutti i più grandi della storia della musica comunque a rendere tributo a un marchio italiano, e questo è un motivo d'orgoglio, secondo me, che noi spesso italiani nemo profeta in patria, si dice, no? Invece in realtà abbiamo un grosso orgoglio, ce ne abbiamo mille altri, insomma, però questo riguarda il mio ambito più specifico, quindi mi riempie di gioia e sono felice di far parte di questa famiglia. Tu sei endorser Mark Bass, quindi da quanto tempo, perché prediligi questo marchio? Allora, guarda, in realtà sono da relativamente poco, perché sono 4 anni più o meno, ma io quello che ho sempre cercato in un amplificatore era il fatto di non avere un mezzo che colori. Cioè, secondo me, come poi racconterò, insomma, anche al seminario, ci sono parte dalle mani prima di tutto, e poi devi trovare uno strumento che questo suono che hai in testa lo traduce bene. A quel punto il rapporto è fra te e lo strumento, cioè fra il modo di suonare, la pressione, la postura e le corde e lo strumento. L'amplificatore rischia di diventare un terzo incomodo. Invece l'amplificatore, secondo me, raggiunge il suo obiettivo quando amplifica il tuo suono, riproduce fedelmente il tuo suono, non aggiunge colori particolari. Ed è stato questo che io ho trovato nella Mark Bass. Alla fine io provai, insomma, tutto è partito perché ho provato una cassa 4x10 che uscì, insomma, un po' di anni fa, e ebbi subito questa sensazione, cioè di fedeltà, di suono definito, molto in faccia, come si dice, e molto intelligibile e molto vicino a quello che poi riproduco lo strumento, che sento nelle cuffie, per esempio, quando attacco in diretta. E allora mi sono avvicinato a questo mondo e ho scoperto che, voglio dire, è tutta la filosofia della Mark Bass è in questa direzione. E infatti nelle cartoline noi abbiamo messo lo slogan "The Real Sound of My Hand", che può rendere idea di questo che ti sto dicendo. Cioè, la Mark Bass, tu sei sicuro che è il tuo suono, è quello che viene dalle tue mani, e tutto ciò è riprodotto in uno strumento leggerissimo, resistentissimo e con un'efficacia di costruzione proprio tutto fatto al top possibile. Quindi io ormai gli strumenti da anni, anche in tournée comunque con Claudio e Gianni, ho tutta attrezzatura Mark Bass che comunque viene messa sotto pressione, si suona a volumi importanti, vengono trasportate, sono i cambi di temperatura, stanno all'aperto, mai avuto un problema, e quindi alla fine non puoi desiderare di più. Quando lo strumento, l'amplificatore è ben costruito e il suono ti rappresenta, non puoi desiderare di più.
quali artisti hanno influito maggiormente nella tua formazione? Hai citato Jacopo Astorius, Tony Levin. Chiaramente ti potrei dire quelli, i miei personali, insomma, che poi alla fine rappresentano il, i miti, di, il mio primo mito da ragazzino è stato Flea, il bassista dei Doc di Pepper, no? E perché per la prima volta ho sentito la differenza fra uno che suona normale e uno che suona con una convinzione, con un valore aggiunto diverso dagli altri. E questo mi colpì molto, no? Sentivo, pur facendo il bassista, sentivo quella spinta di cui ti parlavo prima, del fatto che metteva qualcosa di più. E quindi è stato il mio primo idolo. E dopodiché da lì, chiaramente, come tanti bassisti, ho avuto il primo disco solista di Pastorius, non capendoci chiaramente quasi niente all'inizio, come tutti, ma da lì chiaramente si è aperta tutta un mondo di dei grandi bassisti, diciamo, del jazz rock, che possono essere Marcus Miller e, voglio dire, Paty Tucci, Victor Belli, quelli che poi sono stati un po' la radice di tutti. Io, e contemporaneamente a questo, però, c'era la mia grossa passione per il funk, e quindi per Prince, per tutto un mondo che poi mi ha riportato alle radici del funk, quindi a James Brown, James Jamerson, tutta una serie di bassisti vintage che sono, per esempio, i bassista dei Meters. E quindi contemporaneamente ho avuto la fortuna di avere questa passione per, diciamo, il jazz rock, ma contemporaneamente fortemente avere una passione viscerale per il funk, per il rock, per altre forme. Quindi contemporaneamente prendevo il bello di alcuni bassisti, insomma, più virtuosi, diciamo, anche più armonicamente complessi, ma contemporaneamente non tralasciavo il fatto di apprezzare l'approccio di un bassista rock, o la l'essenzialità e groove, il time di un bassista funk. Quindi poi alla fine io ho cercato di fare una miscela, insomma, nei limiti del possibile di tutto questo. Per concludere, riprendendo il titolo proprio di questo incontro, qual è il segreto per diventare un musicista migliore? Ok, molto spesso il titolo viene, io sono in realtà molto orgoglioso di questo titolo, perché vuole sottolineare il fatto che nel seminario non dobbiamo parlare di me o di far sentire solo il mio disco, come spesso i seminari avvengono, no? Che sono solo alla fine un'ostentazione di dove sei arrivato. In realtà il mio grosso stimolo, grossa volontà, è quello di far trovare una strada agli altri. E c'è un modo per diventare musicista migliore, chiaramente è una strada faticosa che vedremo durante tutto il corso del seminario, che chiaramente approfondiremo diciamo il cammino tecnico o che strade percorrere, però c'è, ed è fatta fondamentalmente, però chiaramente, di sacrificio, del fatto che presuppone un grosso impegno e una grossa costanza, poi soprattutto, più oltre che l'impegno, è la quotidianità pure che fa fare raggiungere grossi obiettivi. E che un musicista deve capire che non si può prescindere, che un musicista si basa su due pilastri, che uno sono il suonare dal vivo e uno lo studio, e tutte e due devono contemporaneamente andare avanti, come se fossero due gambe che prendono un ritmo. Tu vai a suonare e poi studi, vai a suonare e poi studi, e migliori piano piano, vai sempre più veloce. E nessuno può pretendere di diventare un bravo musicista se suona solo dal vivo e dice tanto io faccio tanta esperienza, perché poi rischia di fermarsi. Dall'altro lato, un musicista che studia solo cresce dal punto di vista della preparazione, ma poi nel momento in cui suona con gli altri, che è il momento importante del fare musica, non è pronto, non sbaglia tante cose. Quindi alla fine, come si diventa musicista migliore? Con molto sacrificio, con molto studio, cercando di essere seri in ogni serata che fai, anche nella seratina nel locale che fai le cover di un gruppo che ti piace, approcciarlo con una serietà, come se stessi a fare la tournée più importante del mondo, e studiando contemporaneamente con costanza e con dedizione. Fondamentalmente la parola che poi alla fine descrive tutto quanto questo è la passione, che la passione è quella che ti permetterà di giostrare il bioritmo
enorme che porta questa professione, dal fatto che suoni nella tournée più bella del mondo, a che stai 2 mesi fermo che non fai niente, al fatto che poi devi insegnare al ragazzino le prime armi, e tutta una serie di sbilanciamenti continui che l'unica cosa che ti può permettere di gestirli, andare avanti sempre positivo e sempre con entusiasmo, è la passione. Quindi alla fine quella è la grossa discriminante fra tutti i ragazzi, a prescindere dal talento, dal quanto sei portato, tutta una serie di cose. Alla fine chi nella maratona della professione continua a marciare costante è chi ha una fortissima passione. Perfetto. Grazie Mario. A te, è stato un piacere. Piacere mio.
Allora, siamo qui con Davide Agostino, presidente dell'associazione Controvento, che ha organizzato l'evento qui a Mondo Musica Recording. Davide, com'è andata? L'evento è andato alla grande. Ci tengo a fare una piccola premessa, perché una grossa mano ce l'ha data Giuseppe Andricciola, che è... ha lavorato tanto insieme a noi, quindi è giusto farne menzione per, insomma, per attribuire i meriti che ha. E senz'altro, quindi andando avanti l'evento è andato bene. A livello di feedback abbiamo superato le previsioni, perché ci hanno subito ringraziato per messaggio, email la sera stessa dell'evento. Devo dire che Mario ha lasciato una grossa immagine di se stesso e del modo di fare musica che mi permetto di dire serviva molto qui da noi. Siamo spesso attratti dal fare musica in maniera un po' grossolana, forse, e siamo lì a badare a dove andare a suonare, a fare il brano figo, eccetera, eccetera, però poi effettivamente quello che è nella realtà il modo di fare musica che viene trasmesso da un artista del genere che ha suonato con a livello italiano e non solo, con i più grandi possiamo dire, ma poi oltretutto non mi fermerei senza dilungarmi alla sua esperienza con Baglioni, Morandi, che è sicuramente di grossa caratura, però lui è uno che va a Los Angeles, che incide dischi, che si frequenta con personaggi di calibro internazionale, quindi sentirlo parlare qui da noi alla Mezza Terme, nella nostra scuola di musica, ha avuto sicuramente un fortissimo impatto. Ecco, a tal proposito, vista proprio la caratura del personaggio, cosa rappresenta per Mondo Musica aver ospitato un evento del genere? Ma per noi, guarda, devo essere sincero, intanto sicuramente una grossa soddisfazione, una bella sfida, però quello che di più deve risaltare è che intanto Mondo Musica è gestita dall'associazione Controvento, e Controvento è un gruppo di amici. Siamo amici, ci piace fare musica insieme, ci piace andare a mangiare la pizza insieme, parlare di altri temi anche più interessanti, anche più importanti insieme, li facciamo qua dentro. Quindi la musica è una cosa che ci accompagna e ci accomuna, però insieme facciamo tante altre cose, tra cui organizzare un evento del genere per mettere a disposizione dell'ambiente lametino, e non solo, perché ci tengo a dire sono venuti da Cosenza, da Vibo, da altre parti della regione a seguirlo, e mettere a disposizione quindi queste risorse anche per gli altri e renderle vive in modo tale che si possa diffondere quella che è la cultura, la vera cultura musicale, da un punto di vista, come ha spiegato Guarini, del musicista. Pensi ci possano essere altri eventi del genere in futuro qui? Beh, visti i riscontri ottenuti, credo sicuramente sì. È pur vero che per organizzare eventi del genere ci vogliono risorse economiche non da poco, per cui sicuramente l'intenzione, infatti il giorno dopo con i ragazzi dell'associazione il Controvento subito ci piaceva ragionare il prossimo, sì, facciamo così, sì, perché è così, lo sai come funziona, quindi il prossimo, la prossima volta facciamo così, lì portiamo Tizio, Caio, poi alla fine dici vabbè, è tutto bello, però attenzione a come farlo. Però io credo che sicuramente ci saranno nuove occasioni, perché noi siamo partiti un anno fa, poco più di un anno fa, organizzando una open class con Alex Carreri, che è un bassista di Vibo, trapiantato a Piacenza, ed è un gran bravo musicista, oltre che didatta, è venuto qui a raccontare la sua esperienza, a suonare un po', a presentare i suoi dischi, e già allora era andata benino, anzi bene, perché avevamo raccolto un po' di amici, di persone che erano interessate a seguirlo. Con Guarini abbiamo fatto un piccolo salto di qualità, anzi più che piccolo, un significativo salto di qualità, perché comunque poi per noi la masterclass è durata tutto il giorno, perché siamo stati la mattina con lui, a pranzo con lui, e ti lascio immaginare gli aneddoti e i racconti che lui poi ha dovuto un po' sintetizzare, anche perché il suo corso è ben definito, ha girato e gira, continua a girare tutta l'Italia
portando queste sue, questi suoi punti programmatici per essere un musicista migliore. E quindi ti lascio immaginare il fermento che c'è stato tutto il giorno a sentir raccontare certe cose, per cui non puoi pensare, vabbè, ci fermiamo qui, è finita qui. No, anche perché, mi ripeto, l'intento primario dell'organizzazione di un evento del genere era quello di far conoscere a noi in primis, ma anche a tutti gli altri, quali sono i canoni, quali sono i principi per andare avanti, perché poi tante volte spesso trovi musicisti capaci, bravi, con uno spirito di abnegazione sullo studio impressionante, però poi si perdono perché non sanno come si sta lì, cioè non basta studiare o farsi l'esercizio, sono bravo, lo diceva pure Guarini, uno suona e dice mazza so bravo, invece poi alla fine per stare lì e saperci stare è una serie di ingredienti e di componenti che non ti inventi.